approvato il progetto per il prolungamento della tangenziale urbana dall'attuale rotatoria posta all'intersezione tra Viale Santa Margherita e la strada regionale 71 e la strada provinciale 44 della Catona. La pratica costituisce una variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico. La delibera è stata approvata dalla maggioranza del Consiglio Comunale Aretino, contraria invece l'opposizione. Si tratta di un tratto di prolungamento della nostra tangenziale urbana, quella che oggi vede la fine alla rotatoria di Siciliano, verrà prolungata fino a via Buonconte a Montefeltro, quindi sarà un prolungamento dell'esistente, andrà a risolvere molti problemi della zona della Catona, nella quale interverremo anche con la realizzazione di un braccetto di collegamento tra il parcheggio Tarlati e via Buonconte a Montefeltro, e questi due progetti, questi due interventi messi insieme andranno a risolvere appunto il problema del traffico della zona Catona di via Tarlati e tutto il traffico sulla via Buonconte a Montefeltro per chi viene da Tregozzano e da Antria, in modo tale che potrà evitare di mettersi sullo stradone di Cadecio, oggi congestionato, problematico, non concepito per questo tipo di traffico. Con la nuova viabilità di fatto si alleggerirà completamente, quindi andremo a risolvere più problemi. Inoltre verrà risolto anche il problema idraulico di tutta la zona, compresa appunto tra via Buonconte a Montefeltro e via Santa Margherita. Quando prenderà vita? Ad inizio 2019 inizieranno i lavori, entro fine 2019, se tutto scorrerà nel modo in cui speriamo, dovranno essere conclusi.